Bentornati con Pokémon Mystery Dungeon, portale sull'infinito. Onde psico, vi. Cioè, volevo dire, onde vi, psico. Wow, fail iniziale superbo. Ok. Allora, avevo già detto che probabilmente avrei preso Espeon. E avrei scelto anche Virizion, però... non vorrei essere troppo overpowered per... OP. Per il dungeon. Quindi diciamo che 3 e 3 vanno bene. Andiamo avanti con questa squadra. Vai al dungeon. Gola tellurica. Speriamo che vada tutto bene. Benissimo, allora. Una cosa prima che... ah, bene, c'ha le onde V. Allora, tu. Non disperdiamoci, che sennò fai un casino. E non utilizzare turbo sabbia. Benissimo, il resto possiamo andare. Ok. Comunque sì, siamo nella gola tellurica. Una cosa, un avvertimento più che altro. Questo è un dungeon. Tra virgolette l'un. Cioè lo potete usare solo una, cioè ci potete andare solo una volta, detto in sintesi. Perché poi mi sembra che i successivi non ci sta più la gola tellurica. Perché sapete com'è, ci entrate con le metacarte, non è che ci entrate con un passaggio normale. Comunque, i Pokémon che si trovano in questo dungeon, che sarebbero... Zubat, Venipad, vabbè, Whimsicott, Sand e le mie fusi, possono trovare anche nel dungeon successivi. Perché, oh, attenzione, spoiler, ci sarà qualche altro dungeon dopo questo. Cosa vuoi usare? Comete, ciao, ho il doppio colpo io. Ah, non è molto efficace, vabbè, non importa. Scrigno. E sale a livello 15. PS Rioshi, votamento 1 di 2. Attacco di 1. Difesa di 1. Attacco speciale di 2? Sì, difesa speciale di 2. No. Bene. Pega leggera. Dove cavolo stanno quelle scale? Ah, probabilmente stanno qua. Ma potresti usargli tipo una mossa più intelligente? Ecco, bravo. Bravissimo. Che cos'era? Un seme impeto. Un seme impeto, wow. Tipo è come la sfera porta tutti, solo che è singola. Se vogliamo dirlo in sintesi. Graffio! Ta-da! E siamo a livello 15 pure noi, perfetto. Siamo un po' sottolivellati. Per quello che, tipo, la volta scorsa ero tipo a livello 17. Quando sono andato qui. Dove diamine sono quelle scale? Saranno qua sotto? Ah no, questo comincia a usare come da ripetizione. Ah no, pure col turbo sabbia, dai. Ok, basta. Sono stufato. Dov'è? Ok. Vai a shot. Ti posso dare pistola acqua? Ok. Porca miseria. Sapete che vi dico, sti cavoli, se perdiamo rivita assieme non fa niente. Ok. Anzi, è meglio così perché sti due stupidi mi abbassano di un casino la precisione. Odio i Pokémon che abbassano la precisione per un bel po'. Cioè, per un bel po' nel gioco. Sono noiosi come la morte proprio. Dove stanno le scale? Alleluia. Ok, gola tellurica piano 2, dai, ce la possiamo fare. Sono 10? Di meno, adesso. Sicuramente di meno. Comunque... ah, no, che cosa? Espeon, che cavolo combini? Ok, sarà spawnato Mianfu davanti al coso. Davanti a Espeon, cioè dietro, vabbè. Si era capito. Ok. Scale, subito. Gruto dell'Urica piano 4. Bene, almeno c'è Espeon dietro che mi dà una mano. Venipede! Perché no, dai. Comunque, se volete reclutare per forza un Pokémon di questi dungeon, mettetevi in lista quali Pokémon sono. In che senso? Se ad esempio volete reclutare un Mianfu, tenetelo in lista, cioè ricordatevi che ci sta un Mianfu. Perché nel prossimo dungeon potete andare con la modalità amici da Cincino e fare il regalo di Mianfu e prendere insomma Mianfu. Se tutto va bene ovviamente. Allora, andiamo di qua. Giù.
Non si può spiegare così a parole, bisogna farlo. Penso di farlo comunque tra poco, quindi... Cioè, tra poco intendo nelle prossime parti. Comunque. Oppure in questa qua, bisogna vedere come... Qual è il risvolto. Io c'ho un passaggio laterale nelle vicinanze. Cosa che mi interessa moltissimo. Tipo, è qua il passaggio laterale? No, non c'è. Che ci sta là? Vabbè, non importa. Passaggio laterale, passaggio laterale. Ah, ok. Una lentosfera mi servirebbe. Dove stai? Info. No, è tutto quanto bloccato. Quindi là sarà il passaggio laterale. Scoppio, colpo. È una fortuna. Non. Stupido. Usa confusione, che è super efficace. Dai, io no, guarda, non attacco, devi fare confusione. Usa comete, lo sapevo. Allora, sti passaggi laterali, tanto per vedere che porta è. Per vedere cosa avrei dovuto portare. Oh, wow. Certo che accetto, perché non dovrei accettare? Abbiamo Swobat. Yeah. E se nel mezzo di un'avventura importante, bla bla bla, veniamo dal Pokeparadiso, già lo so. Allora, vediamo. Avrei dovuto avere una... Cioè, dovevo prendere una chiave nera. Ma adesso non ci interessa la chiave nera. Aspetta. Vai, pistola acqua, bravo, finalmente. Usa un'altra volta pistola acqua. Usa un'altra volta pistola acqua. Ma porca di quella! Perché non posso averla anch'io, fango sberla? E sbatto della porta. Lentamente devi morire. Ho pure brutto colpo. Ok, ce l'abbiamo fatta. No, ancora non ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, sti stupidi Sandile, quanto li odio. Tutti i Pokémon che ci abbassano la precisione li odio. Ma abbiamo capito, sono intrappolato, però puoi morire. Alleluia. La squadra è in sintonia. Oddio. Possiamo fare l'attacco di squadra. Perfetto, allora appena starò per morire userò l'attacco di squadra. Oh, chi è rimasto là? Ah, là, c'è la porta, scusate, ho sbagliato. Oddio. Ah, c'è Zubat. Sì, lo so che l'attacco coordinato è così, però non serve adesso. Alleluia, siamo riusciti a passare questo dannatissimo piano. Mori, Mifu. Finalmente ho solo una confusione, eh? Non a burla. Ecco, comunque non so se si è visto, molto probabilmente sì. Vedete? Cliccate sotto e c'è l'attacco coordinato. Ve lo farò vedere quando saremo a cerchiare dei nemici. Adesso non serve. Tipo quando mi sto annoiando a morte e non ce la faccio più. Tipo contro un Sandile. E cresce l'ira. Ok. Ok. Va bene, siamo più lenti. Non importa. Tanto ora ci ristabiliamo. Una bacca arancia. Allora, le scale. Ah, lì c'è anche una matto magica, perfetto. Mi sento più rilassato. Allora, no. Un'altra matto magica però, quindi può essere utile. Ok. Lo uso adesso? Sì, lo uso adesso. Attacco coordinato, via! Bam! Spiego cosa fa? Ecco qua cosa fa. Usa una volta stato attacco coordinato, bisogna aspettare che la squadra sia in sintonia un'altra volta, cioè dovete aspettare un po' nel tempo del dungeon. Più compagni di squadra avete con voi, più è forte l'attacco combinato. Guarda, adesso vi facciamo un bel po'. Direi. Ci stavamo. Bene, se scale. Dove sono? No, quanto gli facciamo con un doppio colpo? 75 con un solo colpo di doppio colpo, eh. Stupide scale. No, tu mi vuoi usare fango sberla. Muori, stupido. Ah, bravo, shot. Ma le scale ancora non si vedono. E stanno qua sotto. È l'unico posto dove non avevo ancora cercato. Muori. Grazie. Cioè, è salito Espeon. E puoi imparare una mossa, cosa? Perfetto. Allora, ciao Turbo Sabbia, fai schifo. Espeon dimentica Turbo Sabbia, impara Psicoraggio.
Mi interessa che l'attacco speciale aumenti di 2. Perfetto, allora va benissimo. Vedete psicoraggio? Adesso lo usa molto più frequentemente. E adesso Espion è molto più buono rispetto alle altre volte. Mi sa che avrò, ho detto la cosa giusta. Farò un dungeon a video. Cioè, sì, un dungeon a parte, almeno per quanto siamo qui. Nella... come si chiama? Gran Ghiacciaio? Cioè, nella strada per andare al Gran Ghiacciaio? Ok. Ciao, Venipede, amori. Quanti piani sono? 8, 10? Mi sembra 10. Nella grotta tellurica. Wow, parte noiosa. Però... sapete una cosa? Se avete visto fino adesso... cosa piuttosto strana. Ditemi una cosa. I dungeon principali ho deciso e l'ho anche detto che non li avrei velocizzati. Però volete, non lo so, minimo un'annotazione che vi rimandi al punto del video in cui c'è la storia direttamente? Ah, oh, vado per attaccare te bene. Vai. Puoi per favore attaccarlo e uccidere? Ma non riesce a mandarlo KO. Mandalo KO. Non ci riesce. Non ci riesce. E mandalo KO. Perfetto. Ci mando KO lui. Puoi usare azione e ucciderlo. Mamma mia. Oshawott. Mi deludi da sempre di più. Mi deludi. Oh. Non ho doppio colpo. Vai. Ok, aspetta un secondo. Facciamolo subito che... abbiamo sprecato 2 rivita al semi adesso. Ecco fatto. Ok, ora va meglio, va? Muori, per favore. Non ce la faccio più in questo dungeon. Con tutti quanti i Sendile che mi diminuiscono la precisione. Ok, siamo a livello 16, dai. Aumentano di 3, attacco aumenta di 2, difesa di 1, attacco speciale di 2, difesa speciale di 1. Tra poco sale anche Axio, allora. Ok, muori. Alleluia. No, non iniziamo con il turbo sabbia. Allora, ho qualcosa? Ho una sonosfera, attaccatevi. Non ce la faccio più. Ecco. Quando mi stufo, mi stufo. Tanto lo ammazza Espion, dai. Ok. E ce l'abbiamo fatta. Wow, impariamo una mossa, dai, cos'è? Ciao, non serve bisotruce. A meno che non usate energisfera. Se avete un Pikachu in squadra e un Axew, fate imparare bisotruce, che almeno energisfera ha più effetto. Credo. Comunque, scale. Scale plus. Aha, statistiche tornate alla normalità. Abbiamo finito, vero? No, manca ancora un po'. Comunque, magari lo ripeto a fine video, il fatto del... porca miseria. Ma perché non lo colpisco più di una volta? Un attimo, Molto meglio. Ok. Tanto io adesso continuo ad usare fuoco all'energia quando quelli si proteggono. Muori. Bene. Quanti dannati miei fuci stanno qua? Non ce la faccio più, basta. Muori? Ok. Ma usa comete, dai. Vabbè, abbiamo più baccarance di prima, quindi va benissimo, dai. Muori. Ok, cos'era? Oh, bene, almeno ci ho dato una sfera forza a tutti. Sono più rilassato adesso. Questo dovrebbe essere l'ultimo piano della grotta tellurica, spero. E c'è anche un passaggio laterale, cosa che non ci interessa minimamente. Ok, il passaggio laterale è sotto. Se volete vediamo che chiave serviva, ma probabilmente servirà sempre la chiave nera. Cioè. Ok. Bene. Ah, no, non ci penso neanche.
Lo sapevo che cominciava a usare turbo sabbia raffica. E adesso lo manchiamo sempre. Ok, almeno l'abbiamo... Ah! Espion, vai. Alla riscossa. Ok. Allora, il passaggio laterale è a... Ah, perfetto, non ci interessa il passaggio tutto laterale. Alleluia, ce l'abbiamo fatta. No! Ok. Non salvo il gioco adesso, già lo sapete. Comunque, una cosa veloce prima di continuare. Sì. Beh, la dico dopo, va? Dopo la storia. Siamo usciti. Wow, è tutto ricoperto di ghiaccio. Una montagna. Si vede una montagna maestosa. È vero. Quello davanti a noi deve essere il gran ghiacciaio. E ci sono altre montagne intorno. È una montagna di ghiaccio? Esattamente. È il ghiaccio. Il ghiacciaio. Boh. E secondo me si tratta proprio... Sì, non ci sono dubbi. Di fronte a noi c'è la montagna arcana delle leggende. La montagna arcana? Sì. E se ho ragione, là dentro troveremo il gran cristallo. Il grande cristallo. Io dirò gran cristallo. Guardate. Cosa? Ci sono tante fenditure. E dalla parte opposta è il ghiacciaio. Ehi Umbreon, è tutto come avevamo previsto. Abbiamo superato il grande crepaccio. Almeno. Espion, ce l'abbiamo fatta. Sì Umbreon, ottimo lavoro. E il bello deve ancora venire. Hai ragione. Sapete, la montagna arcana deve il suo nome a fenomeni misteriosi e soprannaturali che vi accadono. Nessuno sa con esattezza che cosa succede lassù. Ma pare che sia un ambiente in cui è possibile la levitazione degli oggetti. Per farla breve, ho motivo di credere che all'interno della montagna arcana si trovi il leggendario grande cristallo capace di far fluttuare le cose nell'aria. Dimmi che non ci siamo addormentati un'altra volta. Ok. Incredibile. Quindi siete arrivati a questa conclusione dopo tanti anni di ricerche, eh? Sarebbe bello dire che ne abbiamo trovato la conferma. Ma purtroppo si tratta solo di speculazioni. Ehi, Espion, non c'è niente da ridere. Scusami. Certo, abbiamo fatto tante ricerche e raccolto molte informazioni, ma non abbiamo trovato una sola prova concreta. Ci basiamo su racconti, dicerie e favole senza alcun fondamento scientifico. Cosa? Nessuno sa nulla di certo in proposito. Non ci sono prove. D'altra parte anche le prove non sono poi così importanti. A me bastano anche le favole e le dicerie, perché sono proprio cose del genere che alimentano le emozioni e le speranze. Ma guarda Umbreon, credevo che fossi uno scienziato un po' freddo, eppure uno spirito dell'avventuriero proprio come noi. Bene, faremo in modo di non farci superare. Non sto più nella pelle, non ti ho ancora scelto, Dunsparce. Bene. Muoviamoci. Non sappiamo quali avversari dovremo affrontare. E neppure quali ostacoli ci troveremo davanti. Però, proseguiremo ugualmente. Sì! Benissimo. Questa canzoncina è stupenda. Ok, siamo a fine parte. Ripeto quello che ho detto nel dungeon, se non avete sentito. Volete un'annotazione che vi porti al punto della storia? Perché se sì... oddio, spettro. Se sì, io non ho problemi a farlo. Ok? Quindi scrivete sotto nei commenti se volete un'annotazione che vi mandi dall'inizio del dungeon alla fine del dungeon, storia esclusa. Cioè, se ci sono pezzi di storia dentro il dungeon, arriverete a quelli. Scrivetelo nei suoi commenti sotto, mi farebbe molto piacere sapere la vostra, così almeno miglioro un po'. Quindi, io adesso vado a girare la roulette V con la modalità amici, a piantare un po' di baccarance, a prendere un po' di rivitalsemi, eccetera eccetera. Quindi ci vediamo alla prossima parte. Ciao!